Un'interessante iniziativa si svolgerà oggi in preparazione di un evento che ci sarà alla Valle dei Templi il prossimo 4 ottobre. Ecco, rievocate Esseneto, qui appunto all'Istituto Comprensivo Esseneto. Quali le iniziative e che tipo di educazione darete per l'evento agli studenti? La partecipazione all'iniziativa Il Trionfo di Esseneto, promossa dall'Ente Parco, oltre ad essere un atto doveroso per noi, perché la scuola intitolata ad Esseneto costituisce senza dubbio una preziosissima opportunità formativa per la scuola. Portare tra i banchi della scuola la storia di Esseneto e la rievocazione storica del suo trionfo nell'antica Agragas è sicuramente un'esperienza molto emozionante, un'esperienza straordinaria. Straordinaria perché grazie anche alla collaborazione dell'Ente Parco, che ha sicuramente messo a disposizione degli esperti qualificati, abbiamo costruito e sviluppato dei percorsi che siano stimolanti e coinvolgenti, quindi dei percorsi che hanno sicuramente stimolato i nostri ragazzi a riappropriarsi del patrimonio storico-culturale e nello stesso tempo ad essere vicini a sviluppare anche il senso di appartenenza al territorio. Non solo, la cosa più interessante, che io ritengo sia più interessante, è che abbiamo anche l'iniziativa consente di avviare un approccio diverso alla storia. Oggi sappiamo tutti quanto i nostri ragazzi siano un po' e vedano nel sapere qualcosa di astratto, qualcosa che non è utile nella realtà, perché a volte l'apprendimento viene ad essere proposto senza un'esperienza concreta, non agganciata ad un'esperienza concreta. Questa iniziativa supera questo limite perché innanzitutto si fonda su esperienza vissuta, sul vissuto emotivo e nello stesso tempo consente anche di elaborare delle attività che partono dal concreto attraverso la ricerca storica, quindi un approccio sicuramente coinvolgente che promuove anche interesse e amore verso lo studio. A incontrare gli studenti per prepararli appunto alla figura di Esseneto ci sarà anche l'aiuto di alcuni esperti. Esperti qualificati che stanno avviando delle attività laboratoriali con i nostri alunni proprio per l'approfondimento della storia e la rievocazione del trionfo di Esseneto naturalmente e attraverso laboratori anche immagini e video e ricerca storica guidata anche da questi esperti.